Buonasera, ben ritrovati a tutti. Questa sera non parleremo di trading intraday, ma parleremo di valute e in particolar modo andremo a rivedere un'operazione che avevamo impostato a metà aprile. Vi invito a rivedere gli episodi del 16 e del 23 di aprile, nei quali avevamo illustrato prima le ragioni che ci avevano condotto ad effettuare il trade short sulla coppia di valute GBP AUD e quindi a vendere sterline e a comprare dollari australiani, e dove si vede anche l'immissione degli ordini. Questi sono degli screenshot tratti proprio da quegli episodi. Vedete, questo è il saldo del conto, dove si vede che avevamo 167.000 dollari australiani, per cui erano state convertite una certa quantità di sterline in dollari australiani. Questo era l'ordine di uscita, quindi una ricopertura, quindi un acquisto di GBP contro AUD, e la quantità di 92.770 GBP è data dalla divisione fra il saldo in dollari australiani e il prezzo di uscita, che ci dà il controvalore in sterline necessario a chiudere la nostra posizione. Il nostro take profit è stato colpito nella giornata di venerdì. Vedete, questo è il grafico, siamo arrivati al livello di 1,80, quindi da 2 a 1,80 abbiamo avuto un deprezzamento del cross valutario del 10% circa, quindi è stato un ottimo trade e un trade fatto con le valute più come forma di investimento che non come trade speculativo di breve termine. E volevo farvi vedere un attimino come si possono tradare le valute con Interactive Brokers. Interactive Brokers è l'unico broker che ci consente di operare sulle valute con due tipologie di ordine, cioè possiamo operare a leva, quindi in modo più speculativo, e per chi risiede nell'Unione Europea la massima leva da regolamento ESMA è 1 a 40, per cui con un margine di 1000 dollari, ad esempio, se ne possono controllare 40.000 di controvalore. Ma la tipologia di ordine che noi abbiamo utilizzato per convertire le nostre sterline in dollari australiani è la tipologia di ordine che si chiama FX Conv, quindi una vera e propria conversione valutaria. E la convenienza e la sicurezza che Interactive ci offre è dovuta al fatto che mentre gli altri broker convertono in modo arbitrario i saldi in una valuta diversa da quella che è la valuta base del nostro conto alla chiusura della giornata di trading, Interactive Brokers ci permette di tenere all'interno del nostro portafoglio diversi saldi valutari, quindi in diverse valute. Questo ci permette innanzitutto di cambiare le valute quando più ci aggrada e quindi quando lo riteniamo conveniente da un punto di vista del prezzo. Ci permette inoltre di poter ipoteticamente guadagnare degli interessi nel caso in cui si detenga una valuta che ha un tasso di interesse più alta rispetto a quella che si è venduta. Nel caso attuale, per esempio, le banche centrali fanno la guerra tra di loro per abbassare i tassi di interesse, per cui non c'è possibilità di effettuare dei trades positivi da un punto di vista del tasso di interesse, e carry trade è il termine tecnico per far riferimento ad un'operazione nella quale si compra una valuta che ha un tasso di interesse di riferimento più alto rispetto alla valuta che si vende, ma speriamo che prima o poi questa continua guerra all'abbassamento dei tassi possa terminare, quindi si possa riprendere anche a fare delle operazioni intelligenti da un punto di vista di diversificazione valutaria del proprio portafoglio. Un'altra peculiarità di Interactive Brokers come intermediario è quella di spostare il saldo valutario da una banca all'altra quando cambiamo una valuta in un'altra. Provo a spiegarmi meglio, un argomento un po' complesso. Quando, ad esempio, abbiamo shortato GBP AUD, le nostre sterline che erano depositate presso la Royal Bank of Scotland sono state trasferite alla Bank of Australia e convertite in dollari australiani. Mentre la piattaforma ci dà l'eseguito immediato e quindi vediamo subito la nostra posizione short, la data del settlement, in termine tecnico, si dice che avviene a T più 2, cioè dato T oggi, il momento in cui io inserisco l'ordine di conversione. Il momento in cui effettivamente il saldo valutario cambia banca e nel mio conto ci sono meno sterline e più dollari australiani è fra 2 giorni lavorativi. Quindi nell'ipotesi di oggi, 22 giugno, questa data sarebbe il 24 di giugno. Questo interferisce sul pagamento o sulla percezione ovviamente degli interessi, mentre per esempio in ambito azionario la stessa data di settlement
incide sulla nostra registrazione ufficiale come shareholder di una determinata azienda nel caso in cui compriamo le azioni, e quindi potrebbe incidere su eventuali pagamenti di dividendi. Se per esempio noi paghiamo oggi una somma per comprare azioni Apple e i dividendi sono domani, se il settlement è a T+2 i dividendi non ci verranno pagati. Ultima caratteristica positiva di Interactive e sicura è il fatto che cambiando banca il rischio bancario di detenzione del titolo si abbassa ulteriormente, oltre al fatto che poi Interactive ha tutta una serie di prerogative, per cui oltre ad essere un broker molto solido già di per sé come forza finanziaria, garantisce tutti i conti con una polizza del Lloyd's di Londra, per cui è veramente uno dei brokers che probabilmente offre più vantaggi e anche la maggior sicurezza dei nostri fondi, sicuramente più delle nostre banche locali. Io ringrazio tutti per l'attenzione e restituisco la linea alla regia. Buon proseguimento.